riscoprire i valori di una volta attraverso un progetto didattico che prende ispirazione da un'originale opera artistica. Prima tappa la scuola elementare Fabretti di Perugia, Luca Pisinicca. Ricerca, arte e famiglia, valori che i bambini di oggi, futuri uomini di domani devono conoscere, apprezzare e coltivare. Tutto parte da un pesce che nuota controcorrente sulla riva del Tevere, un'opera interamente realizzata in mattoni dall'eclettico artista umbertidese Pierluigi Monsignori in arte Pozzi. Il mattone per gli italiani rappresenta la casa e quindi rappresenta il nido dove è custodita la famiglia, cioè il summus dei nostri valori. Quindi è un'esortazione ad andare controcorrente contro quei valori che disgregano la famiglia quotidianamente, dettati da stereotipi della nostra società contemporanea. Una creazione originale che si trasforma in un progetto didattico-culturale che vede al centro di tutto le future generazioni. E dall'Istituto Ario Dante Fabretti, storica scuola primaria perugina, ha preso il via una sorta di laboratorio, con gli allievi, in questo caso quelli della seconda A, che hanno riprodotto, dipingendo mattoni, una copia dell'opera di Pozzi, copia che verrà esposta insieme all'originale sabato 21 in piazza 4 novembre, per la prima tappa di un tour itinerante che toccherà diversi luoghi simbolo delle più importanti città umbre. Attirare l'attenzione di bambini nei confronti di tematiche sociali di questo tipo è fondamentale, e il fatto che loro abbiano realizzato dei mattoni che andranno a sostituire i miei davanti al Duomo è il risultato massimo che potevo ottenere in questo momento.